Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a Una Montagna di Libri. Sono molto felice di darvi il benvenuto, alla nostra manifestazione. Come potete vedere, stavo dicendo adesso a chi ci aiuta a fare la regia del nostro appuntamento, vorremmo farli sempre da qui, i nostri incontri di Una Montagna di Libri, farli qui nella nostra piazza, come dicono gli ampezzani, tra nos outre, cioè in mezzo al paese che fa da cornice, che fa da sfondo, con il campanile dietro e soprattutto con l'emozione dei mondiali che sono in corso. Oggi è una puntata molto speciale di queste nostre storie mondiali che, come sapete, è la rubrica che Una Montagna di Libri dedica a Cortina 2021, questa grande esperienza innanzitutto di sport e di emozioni. E noi ci teniamo che tale continui ad essere anche nel nostro racconto. Tra un istante introdurrò la grande protagonista della nostra conversazione di oggi. Voglio solo ricordarvi che questa è la terza puntata della nostra webserie che continua: Storie, idee, cronaca e divagazioni sull'esperienza dello sci. Torniamo presto, speriamo, a incontrarci in carne ed ossa. Nel frattempo, questo è il modo che abbiamo per far sentire tutti voi che ci state seguendo sui nostri canali di Facebook, di YouTube, di Instagram, attraverso i canali ufficiali della località di Cortina d'Ampezzo, in vista di una ripartenza in cui ci incontreremo di persona. Intanto ci incontriamo in digitale. Voglio ringraziare la Regione del Veneto e il Comune di Cortina d'Ampezzo, nostri partner istituzionali in questa avventura, e i nostri sponsor privati, il nostro main sponsor Audi, Converso, che segue la nostra regia da Milano dei nostri appuntamenti, e tutti voi. E a questo punto lasciatemi dare innanzitutto un grande benvenuto a una protagonista assoluta dello sci, che è in questo momento ai piedi della Olimpia delle Tofane, la grande pista sulla quale si disputano le gare. Ciao Wendy Sior Páez, ben trovata. Buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci seguono. Io non posso Ho far una finta brutta di darti del lei. Prego. notizia. Non serve. Dacci subito Una la brutta brutta notizia e notizia, poi io ti purtroppo. presento. Sì, abbiamo una brutta notizia perché purtroppo oggi la neve. Allora, sembrava che le condizioni fossero buone e che il tempo stesse riaprendo, invece purtroppo all'ultimo la nebbia è salita proprio vicino all'orario della partenza, quindi hanno iniziato a rinviare la partenza fino adesso che è appena arrivata la decisione di annullare la gara. Quindi purtroppo oggi siamo al secondo giorno e al secondo annullamento di gare. Però come vedi dietro le mie spalle qui è tutto pronto e speriamo nel tempo nei prossimi giorni. Adesso ti chiedo infatti un po' di cose. Sai che l'organizzatore spregiudicato ti avrebbe detto un attimo prima dell'incontro di mentire o di non dire nulla, ma tu sei troppo onesta e ci hai dato questa pessima notizia. Avremmo volentieri mantenuto un'incertezza fino all'ultimo. D'altra parte, signori, vi do una notizia: in montagna nevica a volte. Come sa bene Wendy Sior Páez, ampezzana, stavo dicendo mentirei a darle del lei, ma abbiamo fatto un pezzo di scuola insieme, quindi innanzitutto è un'amica, ma soprattutto per voi che ci state ascoltando, assistente capo della Polizia di Stato, Wendy è un'ex atleta azzurra con una partecipazione alle Olimpiadi di Torino del 2006, ai Mondiali di Val d'Isère del 2009, un sesto posto in Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo nel 2009 e soprattutto poi Wendy hai fatto il tuo esordio in Coppa del Mondo il 14 gennaio del 2004 proprio sull'Olimpia delle Tofane. Quindi non potevamo giocare più in casa di così oggi con il Super G femminile che doveva tenersi, ma è anche il nostro modo per raccontarvi Cortina 2021. Ieri l'abbiamo fatto con storie di scrittori e di sci e di cultura, oggi lo facciamo con una grande ex atleta. Wendy, innanzitutto ti chiedo un giudizio tecnico da persona che lo sa benissimo. Come sono le piste? Com'era la condizione delle piste stamattina? Quante persone ci hanno lavorato? Allora, devo dire che purtroppo le condizioni sono un po' peggiorate perché avevano preparato un fondo stupendo, ghiacciato, e invece purtroppo ha nevicato sopra, quindi gli operatori sono stati costretti a rientrare in pista con i gatti delle nevi e ovviamente un po' il manto è stato rovinato. Però devo dire che stamattina facendo la ricognizione, passando nel tracciato, ho visto che la neve è riuscita a compattarsi, quindi poteva venire fuori sicuramente una bella gara. Purtroppo oggi danno ancora neve e invece speriamo che dopo questo brutto tempo passi e che ci lasci finalmente godere questo mondiale. Anche danno in previsione un abbassamento forte delle temperature, che questo aiuterà a consolidare il manto nevoso. E anche bel tempo, no? Speriamo, sì. Oggi no, purtroppo Speriamo. dovrebbe nevicare ancora una trentina di centimetri, ma insomma, sappiamo che lo sport dello sci è così, noi purtroppo siamo influenzati dalle condizioni meteo, quindi
Io devo dire la verità che piuttosto che una gara sfalsata, meglio così. Aspettiamo il bel tempo e gareggiamo con le condizioni uguali per tutte. Senti, tra un attimo parliamo delle atlete di oggi, ma andando alla tua memoria personale, tu, questa scartiamo un po' dalla scaletta che ci eravamo dati come intervista, ma perché abbiamo pensato un attimo prima a quali potevano essere i temi, ma voglio chiederti a memoria delle tue gare, delle tue competizioni, c'è una volta in cui ti ricordi di tempi di un tempo meteorologico particolarmente avverso, che ti ha fatto allargare le braccia e dire no, così proprio veramente non si può, o è una cosa che succede puntualmente per cui, sto raccontando la normalità? Stai raccontando la normalità perché succede tantissime volte purtroppo che le gare vengono cancellate e quindi noi siamo abituati a questo, ecco, nulla di nuovo. Certo, senti, il borsino delle atlete, cioè diamo un racconto al nostro pubblico, da Federica Brignone e Marta Bassino alla grande assente dolorosamente Sofia Goggia, magari di Sofia parliamo dopo. Intanto di quelle che ci sono e che gareggiano, si è potuto vedere qualche cosa? Che impressione hai di queste? Facciamo un breve profilo di due o di tre o di quelle che tu ci senti di tenere d'occhio ovviamente per questi nostri mondiali di Cortina che lo ricordiamo dureranno fino al 21 di febbraio. Allora ricordiamo che appunto la squadra italiana quest'anno è fortissima, potevamo contare su tre ragazze che potevano andare tutte a medaglia, purtroppo la Goggia, come abbiamo detto, si è fatta male, quindi assente, però ho visto la Brignone e la Bassino oggi, erano state anche fortunate perché avevano il numero 1 e il numero 5 ed erano pronte, la Bassino era già pronta in partenza con gli sci, era lì pronta per partire. E devo dire, in questa situazione, magari con, così, con lo stress della gara, un rinvio troppo a lungo magari l'avrebbe sconcentrata. Quindi, diciamo, per le italiane forse è andata bene così. Ripartiamo col sole, con la pista a posto e sono sicura che faranno grandi cose. È una squadra veramente forte. Che tipo di atlete sono Marta Bassino e Federica Brignone a livello di caratteristiche di qualità personali come tecnica e come approccio allo sci? Allora, sono praticamente due talenti pure, ognuna con le sue caratteristiche tecniche, ma veramente le studiano tutte le squadre perché con la loro delicatezza, cioè loro non sciano di forza, sciano di delicatezza, carezzano le curve, sono leggere e con questo riescono a fare velocità, quindi direi che questo è il loro pregio. E a Cortina sicuramente potrebbe pagare molto questa loro tecnica. Certo, senti, non ci sono solo le italiane però, dopo arriviamo a Sofia Goggia, nel frattempo però ci sono anche delle altre grandi atlete, non azzurre necessariamente, penso alla Shiffrin americana, magari c'è anche qualche altro nome. Chi dobbiamo tenere d'occhio in queste prossime quasi 2 settimane, quanto a talenti puri, come tu li chiami giustamente, al femminile? Ma devo dire che a me personalmente piace un sacco la Shiffrin, è in un periodo un po' così, è un po' altalenante, però secondo me lei quando c'è da esserci c'è, quindi qui mi posso attendere una bella zampata dall'americana, ecco. E altre sorprese? Dai, scucci qualcosa, Wendy. Ma, no, direi che non mi sbilancio su altre sorprese. Su altre sorprese. Senti, Parliamo in invece c'è italiana, stata. ecco. Certo, quanto a Sofia Goggia, non è abbastanza il dispiacere per non vederla lì. Sono cose che capitano. Come vogliamo commentare anche la sua. Questa sua assenza e poi anche quello che ci si può aspettare nell'immediato futuro. Sappiamo che ovviamente è un incidente più che recuperabile, ovviamente, ma dacci qualche chiave per capire questa grande promessa italiana e anche un po' più che promessa ormai, anche e soprattutto rispetto a chi è venuta prima di lei, ai talenti del passato. Ricordiamo innanzitutto, soprattutto le altre, probabilmente Deborah Compagnoni in questi decenni passati. Sofia Goggia, come completa e come continua quella storia di sci? Assolutamente la vedo protagonista, Sofia Goggia, sia per carattere che determinazione. Io la vedo una grandissima campionessa e lo dimostra in ogni occasione, anche in questo momento che sei infortunata, subito ha reagito, è lì già che fa riabilitazione,
avuto tanto sostegno da tutte le persone del 5 Bianco perché lei doveva venire qui per vincere e purtroppo proprio pochi giorni prima dell'avvio dei mondiali si è infortunata, quindi per tutti è stato un grossissimo dispiacere e tutti le hanno portato quel supporto che solo una grande campionessa può avere. È così, è così. Senti Wendy, parlando l'altro giorno, intervistando Christian Ghedina e Patrizia Auer, che è la sua compagna per il Corriere del Veneto, peraltro molto, molto simpatica, vi consiglio di seguire l'intervista a Patrizia Auer perché racconta delle storie speciali che un po' ci ha raccontato per la prima volta. Quando ho chiesto a Christian Ghedina se si sarebbero mai sposati, mi ha risposto, vediamo, perché purtroppo un matrimonio, secondo me, è un po' come una grande gara di sci. Dovrebbe essere fatto per te stesso, ma in realtà tu non riesci neanche a godertelo perché sei talmente in tensione ed è stato fatto tutto per gli altri che non ti accorgi neanche di quello che ti sta succedendo. Volevo chiederti se sei d'accordo con questo giudizio di Christian Ghedina, del grande Ghedo. Ma forse adesso diciamo che col problema del Covid ci sono tante cose da tenere in considerazione, quindi diciamo viene un po' meno lo spirito della festa che è proprio di una festa di matrimonio. E quindi io credo che se aspetta tempi migliori sicuramente riuscirà a godersi anche un evento così importante. Sì, a questo proposito ne parleremo anche qui con Paolo De Chiesa e con altri protagonisti dello sci di ieri e di oggi. È vero quello che si dice che rispetto anche a soltanto a 20 anni fa, diciamo a un po' prima di quando gareggiavi tu, in questi 20 anni nel frattempo l'attenzione del pubblico per la pura esperienza sportiva sciistica è un po' calato e quindi anche eventi importantissimi come Cortina 2021 devono inventarsi delle cose diverse per poterlo continuare a raccontare. E se sì, perché? Diciamo che l'effetto Tomba non è più ritornato. Il pubblico che ha scatenato Alberto Tomba, nonostante i grandi campioni che ci sono stati dopo, non ha più appassionato il pubblico come prima. Sofia Goggia è una grandissima atleta, piace tanto alla gente, quindi speriamo che a forza con i suoi risultati riesca appunto a rifar appassionare gli italiani allo sci. Ci vuole il personaggio, ci vuole, sappiamo tutti com'era Tomba, era uno sciatore dalla città, da Bologna, che veniva, appunto, non era il classico Montanaro, andava un po' fuori dagli stereotipi dello sciatore, ecco. E quello piaceva, anche il suo carattere, il modo di esprimersi, era veramente diverso, era qualcosa, una grossa novità ed era un vincente in assoluto, quindi quello che ha vinto lui. È difficilmente pareggiabile, quindi insomma, dai, speriamo che Sofia con gli anni raggiunga le stesse vittorie e che riesca appunto a far seguire lo sci di nuovo come era una volta. Certo, senti, io non posso in chiusura di questa nostra intervista, intanto grazie per il tempo che ci dedichi, tu sei lì per lavoro, ovviamente ne abbiamo parlato con la Polizia di Stato che salutiamo e che ci segue anche perché questo appuntamento l'abbiamo un po' organizzato anche con loro, io però non posso non approfittare del tempo che abbiamo insieme, cara Wendy, per chiederti una cosa da cortinese a cortinese, o meglio, da cortinese ad Ampezzana, com'è che tu vivi? Per Cortina questi mondiali, come ogni evento si portano con sé un enorme numero di lodi, direi la grande maggioranza, ci sono le normali osservazioni, le cose che si possono cambiare e migliorare, tuttavia per Cortina questo è stato un traguardo molto importante. Tu cosa pensi che sia questo per la nostra località, al di là delle frasi fatte, che impressione ne hai, anche come appunti di lavoro per le prossime Olimpiadi invernali del 2026, che sarà una sfida logisticamente anche molto più importante? Allora, io la vedo come una grande spinta, un momento di rilancio, di rivincita per il nostro paese. C'è molto entusiasmo, ovviamente ci sono anche le critiche, però io vorrei proprio che l'entusiasmo battesse ogni tipo di critica e che riusciamo a guardare in avanti, guardiamo al futuro, guardiamo le Olimpiadi che devono arrivare. Con questo Mondiale possiamo fare un'ottima figura e quindi far vedere al mondo intero che Cortina è pronta ad ospitare un grande evento. Quindi io la vedo in maniera positiva, siamo qui proprio per far vedere al mondo che ci siamo e che siamo pronti, sappiamo organizzare un grande evento anche in un tempo così difficile, ma con rispetto dei protocolli, delle distanze di sicurezza e di tutto quello che ormai sappiamo già, un evento importante internazionale si può fare e si deve fare, aggiungerei.
Eccomi, scusatemi se mi avete perso per un istante, ma per fortuna Wendy stava dandoci il suo punto di vista. Un'ultima domanda, come ti sei sentita con la bandiera italiana non più tardi di 2 giorni fa all'inaugurazione, alla grande cerimonia di inaugurazione, cerimonia bagnatissima, con un tempo meteorologico avverso, ma nella quale nonostante tutto ce l'abbiamo fatta. Vorrei sapere quali erano le tue emozioni dietro a quello sguardo molto partecipe e molto concentrato, lasciatelo dire. Beh, è stata una fortissima emozione, appunto, perché portare il tricolore in un momento così importante vuol dire che sono stata scelta. Insomma, mi ha fatto anche molto piacere rappresentare la Polizia di Stato in quel momento e rappresentare anche tutti gli atleti e quegli atleti che proprio causa pandemia non hanno potuto partecipare all'evento. Quindi, diciamo, da ex atleta poter rappresentare tutti loro con la bandiera dell'Italia per me è stato fonte di sicuramente di orgoglio. Lo so, l'ho visto nei tuoi occhi. Resta un istante ancora solo con noi. Dico una cosa al nostro pubblico e poi ti saluto chiedendoti un'ultima cosa. Voglio ricordarvi che adesso siamo stati e siamo in diretta con Wendy Sior Páez. È una vera diretta. Io dal centro di Cortina, Wendy dalle piste della Tofana. Voglio ricordarvi che però la nostra rubrica Storie Mondiali continua tra cose più legate alla cronaca, mentre vediamo i tornanti magnifici della Tofana sullo sfondo di Wendy. Regalaci tutte le inquadrature che vuoi, ce le guardiamo volentieri. Voglio ricordarvi che ci vediamo ancora domani per parlare della Valanga Azzurra, che ci vediamo giovedì 11 febbraio, dopodomani, con Giovanni Bruno, condirettore di Sky Sport, che tornerà un po' sulle cose di cui ha parlato oggi Wendy, mettendo insieme i racconti delle Brignone, Goggia e Bassino di oggi con Cellina Seghi e le grandi sciatrici che hanno solcato le piste e anche hanno raccontato un nuovo modo di essere al tempo stesso donna e atleta. Ovviamente, innanzitutto si è atleti, ma non ci si dimentica della propria identità e Giovanni Bruno ha delle cose anche culturali da raccontarci da questo punto di vista. Ne parleremo di questo, di Zeno Colò e dei grandi protagonisti dello sci di ieri e di oggi con Giovanni Bruno giovedì 11 febbraio. E inoltre vi ricordo che per una diretta simile a quella che abbiamo fatto oggi, quindi a Tutto Sport, ci rivedremo poi domenica 14 febbraio con Silvano Varettoni di Eurosport. E nel mentre, che sabato 13, c'è un protagonista della televisione e anche dei libri, qual è Massimiliano Ossini, che ha scritto Le Montagne Rosa e ne parleremo presentando il suo libro sabato alle ore 18 invece. Gli altri appuntamenti di solito di una montagna di libri, invece, come vedete, di storie mondiali, li teniamo in questo nostro orario del primo pomeriggio delle 14:30. Wendy, grazie. Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto riguardo al calendario? So che tu non puoi dirci esattamente cosa succederà, ma che aspettative possiamo farci rispetto alla giornata di domani, ovvero di mercoledì 10 febbraio? A questo punto, com'è che si accavallano le prove e le competizioni che erano in programma con i ritardi dovuti al tempo? Adesso ci sarà una riprogrammazione di tutti gli eventi e proprio in questi minuti staranno decidendo, quindi a breve avremo le informazioni necessarie. Quindi per questa sera qualche cosa lo sapremo assolutamente, vero? Assolutamente, già nelle prossime ore, insomma, però ovviamente adesso hanno appena cancellato la gara, quindi in tempo reale non si sa ancora nulla, ecco. Poi devono guardare le Certo. previsioni, appunto, non neve, quindi vediamo un po', noi siamo fiduciosi, aspettiamo questo bel tempo e anche il freddo che aiuta a mantenere il fondo ben solido, quindi siamo fiduciosi e entusiasti per finalmente vivere una gara mondiale. Sappiamo che lo sport unisce, quindi emozioniamoci, viviamo questi mondiali e sentiamoci parte di questa grande manifestazione. Senti, grazie, sono d'accordissimo con te, poi è bellissimo sentirlo nel tuo entusiasmo speciale. Wendy, domanda tranello, il 20 di febbraio avremo qui Paolo Mieli, che è anche uno sciatore che una volta ti ha vista sciare sulle piste e è un tuo grande fan. È un buono sciatore Paolo Mieli, per come te lo ricordi, oltre che ovviamente un grande giornalista e scrittore. Assolutamente sì, avrò il piacere di fare ancora una sciata insieme, spero, ecco. Lo spero anch'io. Libri e cultura e sci insieme. Grazie Wendy Sorpaes, grazie di cuore. Una diretta tra quelle in cui mi sono divertito di più della storia di una montagna di libri. Ci vediamo presto. Buon lavoro. Grazie Francesco, buon lavoro a tutti.